Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi e buon pomeriggio. Allora, passiamo con le nostre previsioni su YouTube. Stiamo arrivando a fine mese e perciò voi sapete che a fine mese ci sono delle tecniche un po' particolari. Allora, per quanto riguarda Cagliari, ruota unica. Si continua assolutamente, vedete che ieri nell'estrazione è uscito nuovamente l'1, perciò quello che dico io, ogni 3-4 estrazioni, l'1, il 2 e il 20 sono presenti, perciò occhio, ok? Perciò la previsione si continua. Poi Firenze, abbiamo ancora due colpi, ci proviamo, da tecnica bisogna giocarla ancora due colpi. Col 48 come ambata e poi 48, 34 e 38. Allora, mi avete fatto i complimenti che vi piace questo giocherellino che io vi metto qua. Ieri mi dispiace, sono un po' rammaricato perché avevo fatto vedere questo 22, 23, 33. Avete visto, no? E ieri proprio sulla ruota di calcolo il 33 presente, il 22 è andato sotto, il 29 vertibile del 22 è andato a finire qua. Però sono dei giochini che voi vi piacciono e io ve li faccio. Adesso attenzionate a questo 39, questo 39 sulla ruota di Napoli, fortissimo come estratto, a tutte le carte in regola. Poi potete giocare tranquillamente con questo 39, perché avete l'89, avete il 69 e ahimè avete di nuovo il 9. Okay, perciò attenzionate questa ruota di Napoli col 39. Mi raccomando, non vi fate perdere di nuovo questo Palermo-Roma-Torino, tre numeri in cadenza 2. E l'ultima volta ve lo siete fatti perdere come dei polli. 22-12-2 si rimette in gioco tre numeri in cadenza 2 con la stessa cadenza su Palermo-Roma-Torino. Allora, dopo aver preso il 9,90 su tutte, io vi ringrazio, ma vi chiedo una gentilezza. Stamattina ho aperto il cellulare, molti di voi che guardano assiduamente tutti i canali YouTube mi hanno mandato un video. Perché io non ho tempo di guardare, non ho tempo di guardare i miei, figuriamoci se riesco ad andare a vedere i gruppi, i video degli altri. Allora, qualcuno vi ha insultato, non mi ha, vi ha insultato, perché si è permesso di dire che andare in video e far vedere un ambo su tutto di merda c'è da vergognarsi. Allora, ragazzi, a me non interessa quello che dicono gli altri, perché ovviamente offendono voi. Io l'unico consiglio che vi do, l'unico consiglio, anziché farvi il sangue marcio, è cancellate l'iscrizione e non guardate più questi canali. Anche perché vi stanno prendendo in giro, perché dicono che prendere un ambo su tutte significa prendere un ambo di merda. Poi però vi siete resi conto, voi me l'avete detto, che fanno vedere i cedolini con 1 euro di estratto, che per me l'ambata è un ottimo risultato. Fanno vedere gli ambetti a tre numeri con 1 euro, che per me è un ottimo risultato. Non ci siamo mai permessi di dire che sono vincite di merda. Perciò, ragazzi, anziché farvi il sangue marcio,
lasciate perdere, piuttosto non guardate più sti video, perché tanto cercano solo questo. Cancellate l'iscrizione e almeno guardate dei canali sani, ci sono dei canali sani. Non dico di guardare il mio, ma guardate, ci sono tanti canali sani sul web, che sentire qualche cinghialotto che apre bocca giusto perché deve aprire, perché non ha nulla da fare, ragazzi, perché lo ripeto, c'è chi ha la fortuna, tra virgolette, di stare seduto tutto il giorno, rispondere a qualche telefonata, passare qualche, non c'è nulla da fare. Cioè, lasciate perdere, ragazzi, andiamo avanti per la nostra strada, noi. Lasciate perdere. Allora, detto ciò, ieri se usciva al 3 sarebbe stata una bellissima cosa, ovviamente, per chi vuole continuare quest'ambo. Ieri è uscito sia il 29 che il 31. Se usciva il 3 sarebbe stato doppio ambetto, però ovviamente avete visto il 30 sulla sua diametrale, cioè Napoli, ma prima o poi ritorna su. Allora, io ho già detto che il 9,90 noi lo riprenderemo entro sabato. Entro sabato noi riprenderemo il 9,90. O in ambo secco o in ambetto sulle due ruote, e poi io ho messo il terzo numero per provare il terno secco, oppure nuovamente in ambo secco su tutte. Ok? Perché il quadro estrazionale degli ultimi giorni ci sono delle ottime condizioni. Io l'avevo detto ieri pomeriggio, prima dell'estrazione, che avremmo preso il 9,90, l'avremmo preso, ero sicurissimo. Aveva tardato 5, 6 estrazioni senza uscire, ma l'avevo detto, 9,90, ieri pomeriggio l'ho detto, l'avremmo preso. Adesso ve lo sto dicendo di nuovo. Ovviamente, per chi non vuole chiamare, perché il servizio telefonico non è un obbligo, vi sto dicendo che il 9,90 si può giocare, potete giocarlo anche su tutte. Io ho individuato due ruote. Allora, ho individuato due ruote che troverete nel servizio telefonico, che per me sono fortissimi. Due ruote che mi fanno presagire che il 9,90 esce là. Ripeto, o in ambo secco o in ambetto. Poi ci ho messo un numero bellissimo perché per me esce. Se esce quel numero e esce il 9,90, si va a fare il terno secco. Se si vanno a incastrare i due anelli mancanti di questa previsione, si va a fare il terno secco. Però dobbiamo essere anche fortunati, perché sapete che nel gioco del lotto bisogna essere, oltre che bravi, bisogna essere anche fortunati. Ma, udite, 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 attenzione, perché proprio dove è uscito il 90 sulla ruota di Milano c'è la regola del 3. Il 25 maggio 90 il 28 maggio il 90. State attenti perché c'è la regola del 3. Qual è la regola del 3? Che quando un numero esce due volte su quella ruota, con molta probabilità può riuscire nuovamente la terza volta. Anche perché proprio su Milano-Napoli c'è questo 30 e 90. Distanza 30. Perciò occhio sulla ruota di Milano. Io vi ho regalato il 39. Vi ho regalato il 39, eh? Vi ho regalato il 39. Vi ho detto che c'è di nuovo il 9,90. Avete tutte le carte in regola. Ovviamente non è detto che la ruota di Milano, io la ruota di Milano, lo ripeto, nel servizio telefonico non c'è, perché ho individuato due ruote un po' particolari. Ma occhio, occhio,
perché non è detto che il 9,90 esca nuovamente, magari non in Ambosecco, ma esca in Ambetto su Milano, perché ci sono tutte le carte in regola. E occhio anche a questo 39 chiamato su più fronti. Ok? Ciò. Ocio sulla ruota di Milano. Perché il 90 potrebbe uscire nuovamente sulla ruota di Milano. Servizio telefonico. Due ruote, il 990 e il terzo numero. Non abbiamo ancora mai fatto il terno secco nel servizio telefonico. Chissà se questa volta con quel numero magico che vi ho messo riusciamo a fare il terno secco. Perciò non perdete l'occasione. Ragazzi, dal capitano è tutto. Guardate il video e ascoltate bene cosa dico, perché poi c'è sempre qualcuno che mi dice: ma da dove è uscita questa previsione? Occhio, 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 perché i consigli che vi do, soprattutto i video che faccio, al 99% quello che dico si avvera. Dal capitano è tutto. Un grosso besos.